Nonostante le promesse della regione di fissare un incontro ad Avellino, la protesta dei agricoltori e allevatori non arretra di un millimetro. Resta il presidio anche di notte a Piazza Kennedy. I manifestanti chiedono il sostegno della comunità. Guardia alta anche in Valle Ufite, nella Baronia, uno dei territori più a vocazione agricola della provincia, dove si teme la chiusura di numerose aziende per colpa delle politiche agricole dell'Unione Europea, che favoriscono, secondo le voci della contestazione, il consumo degli alimenti sintetici e penalizzano il lavoro nei campi con il caro gasolio e l'aumento delle materie prime. Che noi per seminare un etto di grano ci costa intorno ai 1200 euro. Aiuti quasi zero, ora zero. Il rischio è che chiudiamo. Io personalmente sto quasi per chiudere un'azienda. La poderosa marcia dei 200 trattori che ieri dalla Valle dell'Ufita ha fatto tappa con Lina Liguorini sotto gli uffici della Regione Campania sembra intanto aver lasciato il segno anche a livello nazionale, visto la ribalta che ha conquistato l'evento. I simboli della pacifica rivolta che nasce dal ventre della terra, ripresi dagli obiettivi di network e prime pagine del bel paese. Intanto la protesta, siglata solo dalla bandiera italiana, senza vessilli di partiti o sindacati, scandita dall'inno di Mameli, ha ribadito la presa di distanza dalla politica di ogni colore. Ci sentiamo traditi da tutti, avvertono gli agricoltori. Ci fidiamo solo delle nostre forze, aggiungono. La massiccia partecipazione a sit-in ha trasmesso un messaggio di solidità e civiltà, nonostante gli animi esasperati dei protagonisti della mobilitazione. Il grido di dolore da un settore in profonda crisi non è passato inosservato. Pronti a tutto pur di salvare le nostre attività, evitando la morte dell'agricoltura. Pronti a marciare anche a Roma per far sentire la ragione e l'orgoglio contadino, made in Italy.